La settimana santa nissena è caratterizzata anche dalle rappresentazioni sacre realizzate grazie all'impegno e dedizione della TEPA, Associazione Teatro della Parola, che con tanti mesi di anticipo inizia le prove per preparare le scene che da tradizione si sviluppavano per le strade della città. Quest'anno l'associazione, anche se con alcune modifiche, sempre nel rispetto delle normative di sicurezza, tornerà ad esibirsi, tornerà ad emozionare il pubblico dopo 2 anni di pausa e persino a coinvolgerlo attraverso una forma di recitazione partecipata. Lo stesso verrà anche accompagnato da una voce narrativa lungo le diverse stazioni recitative. Ci saranno dunque diverse novità quest'anno rispetto al passato, a partire dal numero di attori che andranno in scena negli appuntamenti del lunedì e martedì santo, così come ci spiega il presidente dell'associazione Salvatore Alfano, che alla carriera d'avvocato affianca la passione per la recitazione e le rappresentazioni sacre, un lavoro corale condiviso con tutte le persone che negli anni hanno fatto parte di questa realtà. Grazie alla penna e alle regie di Piero Carà, Salvatore Riggi e Giuseppe Riggi, l'Associazione TEPA quest'anno propone un progetto che è innovativo fondamentalmente su tre diversi pilastri. Il primo prevede così l'intreccio fra la cinematografia e la recitazione, la rappresentazione in presenza. Cinematografia che si svolgerà attraverso un cortometraggio, anch'esso per le stesse penne e le stesse regie, edito dalla TEPA. Il percorso prevede, quindi questo è il primo elemento di novità, il percorso prevede uno start-up dalla cripta della cattedrale, dalla quale poi ci si sposterà presso le vie di Gerusalemme, che saranno le vie del centro storico appositamente allestite, fino ad arrivare presso la chiesa di San Sebastiano, dove ci sarà in presenza il prosieguo delle manifestazioni e quindi lì la conclusione. Quest'anno raccontiamo la passione e la resurrezione di Cristo anche attraverso un ulteriore elemento di novità, che è la formula così recitativa di racconto, perché si prevede la possibilità di un'interazione più vicina, quindi più intima, tra gli attori recitanti e il pubblico che li ha ad osservare quasi in una forma di interazione. Il terzo elemento di novità di quest'anno è dettato dalla messa in scena, dalla rappresentazione della Camera di Caifa, ovvero del Sinedrio, del processo di Gesù al Sinedrio, che a Caltanissetta mai è stato realizzato. Questo ovviamente nei giorni di lunedì e martedì santo. Noi normalmente nelle nostre manifestazioni che svolgiamo lungo le vie della città, mediamente mettiamo in campo 80-100 personaggi. Quest'anno ci limiteremo a una ventina, forse riusciamo ad essere 30, tra figuranti e attori recitanti.